Eder, Mech, Pallister. Gentili ascoltatori, buona giornata dal Sensi di Olocchi. A Civitavecchia è indagato Don Diego Pierucci per appropriazione indebita e circonvenzione di incapaci, perché nel corso degli anni ha sottratto, si è fatto intestare da una donna con demenza senile la bellezza di 300.000 euro, un appartamento ed una macchina. Ora l'avvocato del presbitero ha detto che sicuramente riuscirà a dimostrare l'estraneità dei fatti che vengono appunto al sacerdote contestati, ma il sensitivo Occhi dice che come fai se questi 300.000 euro dal conto di questa signora sono passati al conto di questo sacerdote? Non è che 300.000 euro è una mancia che questa donna abbia dato al sacerdote. È chiaro che questo sacerdote si è approfittato di questa donna in virtù delle condizioni psicofisiche. È chiaro, no? Io me lo ricordo Don Diego Pierucci, che tantissimi anni fa raccoglieva il cartone in piazza Regina Margherita, in piazza al mercato, raccoglieva il cartone, il ferraccio. Poi è stato preso sotto la tutela della Chiesa, ha fatto scuola e poi è diventato sacerdote. Ma però questa cosa che è successa non gli fa onore. Comunque io vi ripeto, il sensitivo Locchi di questo sacerdote non gli ha mai dato un pizzico di fiducia, perché io essendo sensitivo, io sono solo un amico del mio compare di battesimo, Monsignor Cono Firinga, che è una persona seria e che se ti dà una mano te la dà, non chiede nulla. Quello è veramente un sacerdote con gli attributi. Don Cono Firinga, parroco della cattedrale, quello sì che è un vero sacerdote. Ora io, il sensitivo Locchi si attende a questo punto una presa di posizione, un provvedimento da parte del vescovo Ruzza nei confronti di Don Diego Pierucci, perché io non parlo proprio solo di Don Diego, è proprio, io sono indignato perché questi preti hanno veramente rotto i coglioni. Di nuovo amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal sensitivo Locchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.